sono commossi, per cui è veramente uno spettacolo molto molto bello, e appunto ispirata al musical, la musical che ha vinto quest'anno l'Oscar, quindi per il musical, come sapete, chi l'ha visto, è pieno di energia, quindi è molto smart per l'appunto. In questa occasione premieremo i nostri 11 vincitori di Smart Award, che non possiamo più rivelare, ma perché già abbiamo detto che sarà premiato. Ci sarà anche questa premio invece che verrà dato a un vicinato della biblioteca con questa rosa in Brera, quindi un super regalo. E poi abbiamo abbinato questa rosa, un'altra cosa molto importante, ad esempio quest'anno Gioia ha compiuto 80 anni a marzo, abbiamo fatto uno speciale che sono delle uscite del numero 37 nella stessa data. Cartacei che vanno un po' scomparendo, che boccheggiano, ed è un giornale che esiste e resiste da 80 anni, non è cosa da poco. Per cui abbiamo fatto vedere gli storici del giornale, cioè del materiale meraviglioso, perché il giornale ha raccontato la storia del paese, la casetta oro, prima che non avesse il diritto di voto, quindi immaginate quanta storia ha fatto il paese, quanta storia ha fatto le donne, veramente, diciamo, è l'età che mi sta sul cuore, e però appunto tutto questo materiale utilizzarlo oltre che sul giornale anche renderlo, condividerlo con gli altri. Quindi abbiamo fatto questa mostra che verrà appunto allestita all'Orto Botanico e che inaugurerà quello che sarà possibile visitare, e resterà per il giorno 25, sono 36 però di grandi pannelli in cui abbiamo fatto proprio una miscellanea, un collage di immagini che raccontano giornale, ma in che modo? Usando il filo conduttore, e qui torna a Brera, il ballo. Il ballo come espressione dei tempi e dell'età. Il ballo ha raccontato l'evoluzione della società, sia ispirando la moda, quindi ha creato proprio, se pensate, ma anche proprio il costume, se pensiamo al primo periodo scoperto della gara nel 71, ha veramente cambiato tanti aspetti, raccontato, ispirato quello che stava accadendo nel mondo. Non è un ballo dell'accademia, è un ballo naturale. Perché questa idea, questo impulso del libro, che purtroppo ha guardato da lui non sta bene, sono il racconto del corpo suo, questo mito è che Brera è molto di più che la somma di tutte le sue parti individuali. L'orto botanico è fondamentale, fa parte dell'identità di Brera. Quando ci sono le persone pensano a Brera, alcuni pensano a vedere il suo ragazzo nell'orto, vedere la collezione che loro hanno nell'orto. Alcuni altri pensano di venire a vedere i giovani artisti contemporanei. Alcuni altri, il museo magico dell'osservatorio. Brera è un mito. E questo ballo è fatto per esprimere questo, il fatto che c'è la presenza nell'orto di questa storia. Per me esprime il fatto che siamo tutti insieme. Questo è molto importante. È vero che anche la biblioteca rimane aperta alle nostre che vanno di vedere anche il nuovo allestimento. Abbiamo adesso fatto oltre la metà, 24 su 38 sale sono completamente riallestite, per voi che non vanno. Qui voi sapete bene cosa abbiamo fatto, però per alcune delle persone che vengono, alcune dei grandi che dicono sì, io ho visto per quando. Io sono stato forse 12 anni fa, ma io incontro sempre persone che hanno un affetto per Brera e non hanno visto le ultime tempi. Quindi c'è da scoprire, c'è da scoprire. E questa è la seconda parte molto importante di questo evento. La terza situazione, forse per tutti,
tutte le bagagli, è che è il primo ballo. Non dato per scontato che in 10 anni balliamo l'alala, se andiamo a cambiare tema, cambiamo approccio, forse un giorno facciamo il balzo, io lo so, 10 anni mi permette abbastanza tempo di imparare, a dire che il tema va cambiato, però la cosa che speriamo è l'intesa di questo ballo e che divenga il primo ballo. Però, come altri eventi, pochi dell'anno, che si ripete lo stesso giorno, ogni anno, quanti anni? Speriamo veramente per anni e anni e che i nostri nipoti ballano a breve, il 21 giugno. E questa è veramente al fonte, all'inizio dell'idea. Non fare un spot, torno alla filosofia. Io sono contro che si riduce in spot, in eventi. Non è il singolo evento, è il primo di una serie, di una pratica, di un effetto, di un comportamento, come un certo giovedì. Non è un giovedì spot, è una pratica. A breve si fa così. Dobbiamo vivere la cultura ogni giorno, non in spot mediatico o 147 caratteri. Cultura è una cosa quotidiana. E questo progetto breve è l'espressione di questo. E dipende anche da alcuni culture con ringraziamento, perché anche il premio Smart non è un premio per me, è un premio per breve e per la squadra, perché senza la squadra niente succede. Senza l'impegno, senza la squadra interna e esterna, che sostengono, che capiscono, che condividono queste idee. Sarebbe stato impossibile. Una bella idea rimane una bella idea, se ne sono, ne credo. È un'idea in cui io vedo concretamente ogni giorno che le persone hanno, tutta la squadra, abbracciato questa visione e pian piano anche la città. Quando io vedo 500 giovani, giovedì, con le gioia della musicista che suonano, io vedo che la missione di rimettere il breve del cuore è una missione giusta e pian piano arriva.